Grazie Presidente. A quest'ora tutto diventa oggetto di scherno, me ne rendo conto. E diventa oggetto di scherno anche quello che certifica questo articolo sulle deroghe, cioè la privatizzazione del rapporto di lavoro, quello cui avete scelto di sottoporre i docenti. Avevamo già assistito con il Jobs Act all'indebolimento del potere contrattuale dei neoassunti. In questo caso è ancora più grave, perché avete deciso di attaccare e di umiliare definitivamente quella che dovrebbe essere la professionalità più alta per un paese, quella dei docenti. Avete scelto di tagliare le gambe al futuro di questo paese. Stasera ci sentiamo sconfitti, lo devo ammettere. Da domani riprende la lotta, però, e penso che pagherete le conseguenze di questa scelta. Grazie onorevole Pannarale, metto in votazione l'emendamento 24.16, parere contrario, Commissione Governo e relatore Lega Nord, favorevoli relatrici Selle e 5 Stelle. Aperta la votazione. Tacconi, Invernizzi. Gigli, Caruso, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 24.17, Vacca, Crippa. Cerchiamo di venire incontro al vostro ragionamento assurdo nelle deroghe. Almeno lasciate a questo comma 5 soltanto le norme della presente legge sono inderogabili. Poi sappiamo benissimo che siete ormai maestri del mille proroghe e del mille deroghe, e di fatto vorrebbe dire che nel prossimo provvedimento basta inserire un emendamento che sopprima il comma 5 e di fatto tutto quello che voi in maniera ipocrita avete scritto all'interno di questo testo, soprattutto anche cercando di pubblicizzare questo punto dove dite che di fatto le norme sono inderogabili, quindi sono degli impegni presenti, chiari e netti, ma chi volete prendere in giro, caro governo? Voi prendete impegni di fare decreti a 60 giorni, a 90 giorni e passa più di un anno e non avete ancora fatto niente. Cerchiamo di non prendere in giro gli italiani perché non ce la fanno più e credo che veramente dobbiamo cercare di avere l'umiltà di comprendere quello. Grazie. Che succede là fuori.